sei mesi senza battito. Vita mia, sei sempre con me, il miglior figlio che avrei potuto avere. Ogni giorno Giovanna Nucera condivide sui social le parole che ricordano suo figlio Yuri Urizio, il giovane barman ucciso il 13 settembre 2023 in zona Navigli a Milano. Gli inquirenti hanno richiesto il rinvio a giudizio per l'indagato Bilel Vilkaskoba, un tunisino irregolare. L'udienza preliminare è fissata per il 27 maggio prossimo. Dopo aver colpito Yuri al volto, rendendolo incosciente, l'aggressore lo ha tenuto immobile per 7 minuti, con le ginocchia e le mani strette al collo, con una presa simile a una tenaglia, provocandogli gravi lesioni cerebrali. Nonostante i soccorsi e 2 giorni di coma, il giovane è morto all'ospedale. Il tunisino è stato immediatamente arrestato dalla polizia. Durante il fermo, ha affermato di essere stato attaccato e di aver reagito per legittima difesa. Ha implicato una mendicante del quartiere, sostenendo che Yuri l'avesse molestata e che lui fosse intervenuto per proteggerla. Ma la ragazza ha smentito questa versione, dichiarando di aver solo chiesto un aiuto finanziario al barman e poi di essere andata via. Anche se un video mostra l'incontro tra i tre, purtroppo non cattura il momento dell'aggressione. Si ipotizza che Yuri sia stato vittima di un tentativo di rapina da parte del tunisino, noto in zona come una testa calda. Secondo la ricostruzione della polizia, coordinata dal pubblico ministero Luca Poniz, il nordafricano ha prima colpito Yuri con le mani nude e poi lo ha soffocato stringendogli il collo. Yuri e sua madre, Giovanna, vivevano in simbiosi da quando, a 12 anni, Yuri aveva perso il padre. La loro casa si trovava a pochi passi dal luogo dell'aggressione. Durante il processo si cercherà di ricostruire ogni singolo dettaglio dell'accaduto. La madre, accompagnata dal suo avvocato Fabio Gualdi, sarà presente in aula. Poco dopo la morte del figlio, aveva condiviso: «Non mi manca l'aria, mi manca la vita. Io sono Yuri, senza di lui non sono più niente. Ora voglio giustizia. Non si può ammazzare così un ragazzo di 23 anni in pieno centro a Milano». La donna ha cercato di ricostruire quella tragica notte. Prima dell'accaduto, mentre era fuori casa, il figlio le aveva inviato alcuni messaggi per rassicurarla. «Tutto ok, stai tranquilla», dice la donna. «Io sono apprensiva, ma quella sera ero tranquilla, perché Yuri era uscito con sua cugina. Dopo l'una mi aveva detto che la cugina era andata a casa di un amico e lui era rimasto in giro con altre persone. Non faceva mai tardissimo e se non tornava a casa la notte perché rimaneva da qualcuno mi avvertiva. Ma alle 4:30 mi sono svegliata di soprassalto e mi sono accorta che non c'era. Ho sentito stringermi il cuore. Era accaduto qualcosa. Alle 4:58 gli ho scritto ma non ho ricevuto risposta. La cugina mi ha tranquillizzato, ma poco dopo è arrivata la chiamata dall'ospedale. Suo figlio è qui da noi, venga, non è morto». Dopo aver trascorso 2 giorni in ospedale, stando accanto al figlio intubato e privo di coscienza, Giovanna ha assistito alla sua tragica morte. Ora è determinata a ottenere giustizia.